Gigi Velotti, oggi partita da subentrato è stata una prestazione da grande squadra, soprattutto da squadra che ha saputo tenere la testa a posto per quell'ora di gioco in cui si è giocato in inferiorità numerica. Sì, hai detto bene, oggi è stata la vittoria del gruppo, la vittoria di squadra perché non era facile giocare contro una grande squadra come l'Agropoli che in 10 dopo mezz'ora, quindi se ce n'era bisogno ancora oggi abbiamo dimostrato di essere oltre una grande squadra ma una grande famiglia. Da difensore, secondo te, cosa bisogna fare per fermare la potenza devastante di un ragazzino terribile come Fodé? Fodé sta migliorando, è un giocatore fantastico, un giocatore fortissimo. Ce lo coccoliamo noi, ce lo godiamo noi, ma lui sa che deve migliorare tanto anche in fase realizzativa. Dal punto di vista dell'approccio alla partita, probabilmente c'è stata sicuramente, anzi, c'è stata un bel po' di testa e di cattiveria agonistica in più rispetto a quello che si è visto contro il Salerno Baronissimo. Sì, ci sta, era una partita importante per entrambe le squadre, forse per noi un po' di più perché comunque eravamo sotto e quindi in classifica. Ci sta, fa parte del calcio e quindi va bene così. Si chiude il girone d'andata con il primo posto, con qualche punticino perso per strada, vedi appunto Salerno Baronissi, ma in generale San Marzano che merita ampiamente questa classifica anche per come sa interpretare partite che sulla carta sarebbero difficilissime da giocare e da vincere come ha vinto oggi. Sì, chiudiamo il girone d'andata primi in classifica, al di là della partita di domani, perché come differenza reti siamo in avanti. Questo va bene così. Poi, per quanto riguarda i punti persi, ci sta perché fa parte del campionato. Si può vincere, ma si può perdere con chiunque. Forse le partite di cartello, i nostri giocatori migliori la sentono di più ed è più facile per noi.